Sanità, tra polemiche e stupore, la conferenza dei sindaci sull'atto aziendale dell'ASP di Cosenza si chiude con un nulla di fatto. Porto di Diamante, finiti i recuperi archeologici, la ditta compra le casseforme per le barriere, ma i lavori restano fermi. Rai a mare, duro attacco del consigliere di minoranza Antonio Praticollo, Monaco si dimetta, i bilanci sono falsi. Aieta, la scuola calcio Enotria presenta la Tirreno Cup, Maurizio Ganzi in scena, i campioni del domani. Erano queste le anticipazioni di Rete 3 News. Buonasera e ben ritrovati da parte di Martino Ciano, oggi martedì 27 settembre. In apertura la sanità, c'era attesa oggi per gli esiti della conferenza dei sindaci della provincia convocata a Cosenza per discutere con il commissario Scarpelli l'atto aziendale dell'ASP che riordina la rete ospedaliera. La cronaca della giornata nel servizio di Andrea Polizzo. Si è risolta con un nulla di fatto e tra le proteste finali la conferenza dei sindaci tenutasi nella sala consiliare del comune di Cosenza a generare le forti polemiche e la volontà da parte del presidente della conferenza stessa, il sindaco Occhiuto, di non pervenire ad una votazione dell'assemblea oggi convocata, ma semplicemente di far pervenire al commissario Scarpelli dell'azienda sanitaria provinciale che ha esposto il piano di riordino della rete ospedaliera della provincia di Cosenza dei semplici pareri da parte dei primi cittadini. La maggior parte dei sindaci invece del territorio presenti oggi qui a Cosenza in sala consiliare era intenzionata ad esprimere una votazione su un parere positivo o negativo sull'atto aziendale. È la prima volta che mi trovo ad assistere al fatto che ci siano dei sindaci presenti convocati in una conferenza dei sindaci ai quali che devono esaminare un atto che gli è stato proposto con i termini ristretti che lei ha appena citato, gli viene impedito di esprimere il parere. La nostra sensazione è che dal 30 settembre in poi, proprio a livello burocratico, non ci sia da parte dei sindaci la possibilità di avere delle possibilità a loro volta di modificare quanto stabilito dall'atto aziendale. È una nostra interpretazione parziale, è giusta e corretta. Allora, i sindaci hanno espresso il loro parere, però i sindaci chiedono un confronto per rivedere completamente il decreto 18, ma questo non spetta a noi rivedere il decreto 18. Il decreto 18 è il frutto del piano di rientro approvato il 16 dicembre 2009, che non ha fatto altro che dare attuazione al piano di rientro precedentemente approvato. Quindi siamo in questa fase commissariale, dobbiamo andare avanti perché in questo modo non possiamo certamente mantenere delle strutture ospedaliere che non funzionano e continuando così non funzionerà niente. Invece andando ad una riorganizzazione sicuramente riusciremo a migliorare la qualità delle prestazioni. La guardia medica non si tocca, il monito è stato lanciato dal segretario del PD di Lauria Biagio Di Lascio. Continueremo, ha spiegato in una nota Di Lascio, a sostenere la giunta comunale nella sua azione di contrasto alla decisione di togliere questo importante servizio e tutti i cittadini che hanno promosso da una decina di giorni una raccolta firme. Il territorio del comune di Lauria è fra i più estesi e i più popolosi della Basilicata ed è caratterizzato da rilevanti distanze tra centro cittadino e frazioni. Pertanto, conclude Di Lascio, togliere la guardia medica vuol dire creare allarmismo e disservizio a Lauria. Ad Orso Marso la giunta guidata dal presidente Scopelliti dimostra di tener testa alle problematiche che affliggono la nostra terra, lo dice l'assessore al personale del comune di Orso Marso, Fausto Rotondaro, all'indomani dell'assegnazione del medico di base al comune montano Alto Tirrenico, che mancava ormai da 2 anni. Vorrei ringraziare, ha concluso Rotondaro, in particolar modo l'onorevole Pino Gentile per la disponibilità espressa in tutte le istanze che incorrono nell'ottima attività gestionale e amministrativa che sta portando avanti a nome dei calabresi. L'assegnazione del medico di base ad Orso Marso avverrà il 3 ottobre prossimo. E continuiamo con la pagina regionale. La giunta Scopelliti annuncia il ridimensionamento della legge urbanistica. Ecco quali potrebbero essere le nuove direttive. Il servizio.
Entro un anno tutti i comuni calabresi dovranno fare il possibile per dotarsi del proprio piano strutturale comunale, lo chiede la Regione Calabria e ne ha discusso anche l'assessore all'urbanistica del governo Scopelliti, Pietro Aiello. Una richiesta giustificata anche dal fatto che ci sarà una vera e propria rimodulazione della legge urbanistica. La proposta di modifica, che la Giunta regionale ha recentemente approvato, si è resa necessaria per dare ai comuni indicazioni per la definizione dei vari elementi tecnici previsti dalla norma 1902 in ambito urbanistico ed edile. Elementi che hanno dato molti grattacapi ai tecnici del settore, visto l'assoluta novità che questi rappresentavano. Pertanto le modifiche permetteranno una facile attuazione delle fasi sia di approvazione del piano sia di gestione del territorio, senza stravolgere una legge che era stata giudicata di qualità dalla cultura urbanistica nazionale. Insomma, la parola d'ordine è semplificazione e pulizia da tutti quei cavilli burocratici che possono creare facili discordanze o cattive interpretazioni della nuova normativa. La rimodulazione della legge urbanistica avrà tempi brevi, promettono dalla Regione. Saranno dati alcuni strumenti normativi specifici sui centri storici, sulle periferie e sugli atlanti del paesaggio, ma soprattutto si terrà conto delle nuove normative giunte dal governo centrale, che prevedono l'associazione tra i piccoli comuni con la conseguente nascita di sportelli unici per la gestione e la programmazione dei piani strutturali e di sviluppo comunali. L'obiettivo, insomma, è anche quello di raggiungere uno standard qualitativo che dia luogo ad un urbanesimo sostenibile, in cui la qualità della vita migliori sensibilmente. Circa 158.000 euro per la messa in sicurezza delle scuole. Il finanziamento regionale INAIL ottenuto dal comune di Scalea, che sarà interamente investito per rendere più sicura la scuola media in via Fazio degli Uberti. La somma è stata destinata all'adeguamento delle norme antincendio. Questi soldi, precisa il primo cittadino di Scalea Pasquale Basile, serviranno per dare maggiore sicurezza a chi opera nelle scuole, soprattutto agli studenti. È il primo passo verso l'ammodernamento delle strutture scolastiche, conclude Basile. L'obiettivo è quello di riuscire ad ottenere ulteriori finanziamenti da destinare anche alle scuole elementari e materne di Scalea. Ritorniamo a Lauria. Lo snodo di Lauria Nord resterà chiuso in ingresso e in uscita in direzione sud dal 3 ottobre fino alla fine del 2011 per permettere i lavori di adeguamento dello svincolo stesso e di un tratto di autostrada di circa 2 chilometri. Lo ha annunciato l'ANAS in una nota, ma i disagi per gli automobilisti si faranno sentire comunque da subito. L'avvio dei lavori, spiega infatti una nota dell'ANAS, prevede attività preliminari che comporteranno la chiusura del traffico dal tratto compreso tra gli svincoli di Lago Negro Nord e Lauria Nord in entrambe le direzioni dalle ore 6 di sabato 1 ottobre alle ore 6 di lunedì 3 ottobre. Andiamo a Diamante, dove circola con insistenza un unico interrogativo: perché sono fermi i lavori al porto? Ci spiega perché nel nostro servizio il direttore Pietro Nigro. Il porto di Diamante c'è, bello e pieno di barche, ma sempre e solo su internet. I lavori, che dovevano riprendere il 5 settembre, sono rimasti inspiegabilmente fermi e si rincorrono insistenti voci di contrasti di natura finanziaria tra la società Diamante Blu e la Regione Calabria, con il comune costretto a fare da inerte spettatore. Dopo alcuni lavori svolti a luglio, il cantiere è stato chiuso per consentire la campagna di scavo dei reperti archeologici presenti nello specchio d'acqua. Il recupero dei manufatti è avvenuto tra il 23 agosto e il 3 settembre ed ha permesso di localizzare e prelevare un gran numero di reperti, soprattutto anfore, ma a settembre i lavori non sono ripresi. Sono stati rimossi da tempo tutti gli ostacoli, conferma al telefono l'assessore ai lavori pubblici Luigi Benvenuto, e sin dal 4 luglio la Regione ha riaperto i termini contrattuali per l'avvio dei lavori. L'unico punto fermo è che ci sono 21 mesi, compresi quelli già utilizzati, per finire l'opera, quindi un'altra quindicina più o meno. Perché dunque i lavori non sono ripresi, al comune non lo sanno. Intanto però la ditta ha ottenuto l'autorizzazione ad utilizzare massi artificiali al posto dei pochi massi naturali disponibili ed ha comprato in Belgio le casseforme per realizzarli. Inoltre è stato consentito l'uso di apposite paratie da disporre all'esterno del porto per evitare che le maree possano portare la sabbia e il particolato che si alzeranno dal fondo verso i campi di posidonia che fioriranno in pieno inverno.
Eppure i lavori restano fermi. Le voci che si rincorrono, più o meno fondatamente, fanno ormai esplicito riferimento ad un latente contrasto tra la Regione e la società Diamante Blu. Quest'ultima ha dovuto fronteggiare un inatteso esborso extra per riparare i danni della mareggiata della scorsa primavera e non ha ottenuto dalla Regione il riconoscimento di questi costi addizionali. La Regione dal canto suo ha stanziato a luglio un ulteriore finanziamento di 2 milioni e mezzo di euro per le opere a terra e sembra che non possa o non voglia riaprire il portafogli. Di qui l'impasse che l'impresa non conferma né smentisce. La sensazione che inizia a serpeggiare è che l'azienda possa essere troppo debole economicamente e che si sia imbarcata nella costruzione del porto facendo forse eccessivo affidamento sulle sole risorse pubbliche. Mentre quest'opera, per forza di cose, richiede una gestione imprenditoriale e un'incisiva presenza sul mercato. Il rischio da scongiurare, insomma, sostengono in molti, è che il porto resti, anche questa volta, solo sulla carta. Anzi, questa volta, solo sul web. Denaro buttato a mare, lo dice il senatore Giampiero De Toni, capogruppo dell'Italia dei Valori in Commissione Trasporti, per quanto riguarda il progetto del ponte sullo Stretto. Il denaro previsto per l'opera non è presente nelle casse dello Stato, continua De Toni, quindi basta bugie, il ponte sullo Stretto non si farà mai. Meglio allora abbandonare il fantasioso progetto, conclude l'esponente dell'Italia dei Valori, e pensare a completare infrastrutture davvero necessarie per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia, come l'eterna incompiuta autostrada Salerno-Reggio Calabria. Rivalutazione, salvaguardia delle risorse boschive, pianificazione e interventi funzionali a tutela del patrimonio esistente sono gli obiettivi che l'amministrazione comunale di Tortora si è posta di raggiungere nell'ambito della gestione del patrimonio boschivo rigoglioso nelle frazioni montane del comune. L'atto è stato deliberato nel corso della seduta di giunta dello scorso 23 settembre. Attraverso l'atto deliberativo vengono demandate al responsabile del settore tecnico tutte le attività gestionali funzionali all'utile conseguimento degli obiettivi fissati da porre in stretta sintonia con la vigente normativa. E andiamo invece a Praia Mare, perché è ancora polemica sul bilancio comunale. L'opposizione insiste, i conti non tornano, ma sentiamo il capogruppo di minoranza Antonio Praticò nell'intervista realizzata da Pierina Ferraguto. Quegli amministratori, compreso il sindaco, che ha fatto abbandonare l'aula ai suoi consiglieri, devono avere il coraggio di dimettersi perché hanno portato il comune al fallimento. È il duro monito lanciato dal capogruppo di opposizione Praia Città d'Europa, Antonio Praticò, a pochi giorni dal Consiglio Comunale convocato per il prossimo 30 settembre. I conti non tornano. Carte alla mano, l'ex sindaco di Praia dimostra come l'amministrazione Lo Monaco non può riconoscere un debito fuori bilancio su importi falsi. Le poste da eliminare anche dal conto consuntivo sono circa 1.250.000 euro. A questo si aggiunge un'ulteriore somma di circa 1 milione di euro che sono fondi che sono stati erogati da parte della Regione e li ha consumati dalla cassa e sono inesistenti. Somme false segnalate da Praticò già nella scorsa assise, durante la quale i consiglieri di maggioranza abbandonarono l'aula. Dietro queste indicazioni l'amministrazione Lo Monaco si accinge a deliberare l'eliminazione dal bilancio delle cifre indicate, ma non basta per approvare gli equilibri delle casse comunali. Tra le poste false e le somme che sono già state spese siamo a fronte ad un ammanco di 2 milioni e 200 mila euro. Un ammanco non di poco conto che potrebbe portare ad un dissesto finanziario. Noi abbiamo una cassa inesistente che è sotto zero di 2 milioni e 2 da una parte e a questo si somma ancora 1 milione e 800 mila euro di anticipazione di cassa. A Cosenza il 1 ottobre potremo dire alla gente quello che abbiamo fatto in un anno e mezzo di governo, lo afferma l'assessore regionale all'agricoltura Michele Trematerra, che così ha spiegato il senso della manifestazione che si terrà sabato prossimo. Non sarà una marcia come qualcuno ha ribattezzata, ha spiegato Trematerra, ma una passeggiata tra la gente e con la gente.
Da sempre tutti noi, in testa il presidente Scopelliti, abbiamo ritenuto fondamentale uscire dal palazzo, non rifiutando mai il confronto con i cittadini ed aprendoci il più possibile alla società civile. Tutti i tagli imputati al comparto degli enti locali avranno come naturale conseguenza una riduzione drastica dei servizi sociali a fronte delle spese fisse che i comuni devono affrontare in termini di personale, scuola, trasporto locale, anagrafe e gestione ordinaria delle funzioni amministrative. Per questo motivo è importante che vengano ripristinati tutti i livelli pre-manovra, come il Fondo Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza. Lo chiede Raul Russo, delegato ANCI al welfare e alle politiche sociali e assessore delle politiche giovanili del Comune di Palermo, a conclusione della riunione della Commissione Affari Sociali e Welfare ANCI convocata oggi in Parlamento. E cambiamo completamente argomento, andiamo ad Aieta. Ieri sera è stata presentata la prima edizione della Tirreno Cup, una manifestazione sportiva per squadre di calcio giovanile che rientra nel progetto Milan Academy. Il servizio è di Giuseppe Miraglia. Una presentazione in grande stile per la prima edizione del torneo di calcio giovanile Tirreno Cup. La manifestazione sportiva che vede associate la Scuola Calcio Enotria di Tortora e il Milan si terrà il prossimo giugno ed è stata presentata al pubblico lunedì sera ad Aieta. Un progetto comprensoriale, il Milan Academy, che conferma la strategia vincente di una società calcistica come quella milanese. Il Milan si impegna col settore giovanile nell'essere il più vicino possibile alle realtà dilettantistiche, cercando di formare gli allenatori e i dirigenti della società e coinvolgere i genitori affinché possano creare i presupposti per far crescere i bambini. Un obiettivo ambizioso, inoltre quello dei responsabili del progetto, che intende realizzare i sogni di tanti giovani e formare i futuri campioni che un giorno si alleneranno a Milanello. A sottolinearlo, una vecchia gloria rossonera. È un progetto molto molto importante. Guardiamo i giovani. Dobbiamo cominciare a guardare i nostri giovani, i giovani italiani, coltivarli in maniera giusta, tecnicamente, fisicamente, mentalmente, farli crescere in maniera giusta e tirare fuori i talenti, perché in Italia i talenti ci sono e dobbiamo veramente farli crescere nella maniera giusta. L'iniziativa di calcio giovanile richiamerà gli appassionati di calcio di Maratea e l'intera Riviera dei Cerri fino ad Acquappesa. Un progetto sostenuto senza alcun dubbio, come evidenziato dalle amministrazioni comunali che hanno voluto sponsorizzare le giornate di calcio giovanile. L'evento coinvolgerà infatti 126 scuole Milan Italia e circa 40 rappresentative del centro-sud. E un assaggio di quello che sarà il torneo lo si è avuto lunedì pomeriggio, con delle prove dimostrative delle squadre che saranno impegnate nel torneo. La dirigenza della Scuola Calcio Enotria ha rimarcato così la doppia valenza dell'iniziativa che li vede protagonisti. Siamo affiliati all'AC Milan, quindi per 3 anni avremo la possibilità che dirigenti, visionatori, responsabili dell'AC Milan offriranno alla nostra scuola calcio la possibilità di seguire alcuni ragazzi che hanno già preso in considerazione. In virtù di questo ha un risvolto turistico, perché chiaramente parliamo di squadre a livello nazionale ma che parteciperanno a questo torneo, almeno una quarantina di squadre, quindi categoria Pulcini esordienti e giovanissime. Assegni formativi per operatori dello sport il cui obiettivo è la realizzazione di progetti di inclusione sociale per le persone disabili. Lo prevede un avviso pubblico approvato dalla Giunta regionale della Basilicata su proposta dell'assessore alla formazione, cultura e sport Rosa Mastro Simone. Ogni progetto che potrà essere finanziato con un assegno massimo di 1.000 euro dovrà avere una durata complessiva non inferiore alle 15 ore e un tempo di realizzazione non superiore ai 2 mesi. L'assessore Mastro Simone evidenzia che l'iniziativa è finalizzata a favorire le persone disabili e rendere effettivo il diritto di operatori dello sport che operano per l'inclusione sociale, sviluppando ed aggiornando le loro abilità professionali. Rimaniamo in ambito sportivo, cambiamo decisamente sport e andiamo a Lauria per un giro di pista telecomandato. Ci spiega il perché nel suo servizio Manuela Passarella. Giuseppe
Giuseppe Michighieri vince la gara del campionato sociale del 25 settembre organizzato dal club modellistico di Lauria. La gara si è svolta al nuovo mini autodromo Giuseppe Galdo Porpora in località Carroso di Lauria. Non sarà però l'ultima che si disputerà su questa pista durante la stagione autunnale. Il prossimo appuntamento infatti è programmato per il 16 ottobre. Buona la presenza di pubblico, ma ancora la disciplina attira solo gli appassionati, come ribadito dal presidente del club Amedeo Ielpo. È ovvio che ci seguono solo gli appassionati e qualche curioso che viene di tanto in tanto a guardare, poi magari se ne va, però avere un pubblico che ci batte le mani è soddisfacente, soprattutto per chi partecipa a questi tornei. Il club modellistico di Lauria raggruppa tutti gli appassionati di automodellismo a scoppio e organizza campionati sociali che, come sottolineato da Ielpo in varie occasioni, si spera un giorno diventino gare degne di una competizione regionale o, meglio ancora, nazionale. Un torneo, quello di domenica, senza troppi colpi di scena, ma che comunque ha capovolto i pronostici del pre-gara. Il torneo è abbastanza equilibrato, c'è qualcuno che magari corre di più, però insomma oggi abbiamo visto una gara dove uno dei primi in classifica purtroppo è finito quarto. Il vincitore Giuseppe Michighieri si è detto soddisfatto del risultato di tutta la competizione, che è riuscito a gestire senza troppo sforzo e che lo ha visto padrone della pista. È andata abbastanza bene, sono riuscito a gestire la gara tranquillamente, dato che avevo parecchi giri di vantaggio sugli altri. Approfittando proprio di questi problemi che hanno avuto gli altri, sono riuscito ad andare piano e quindi gestire la macchina proprio bene, tranquillo, senza avere problemi. Quattro giorni di vacanza per gli anziani di Santa Maria del Cedro. La Sicilia è la meta scelta dall'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Aulicino, per il viaggio offerto ad 80 anziani del paese. Dal 17 al 20 ottobre 2011 è previsto un tour con tappe a Reggio Calabria, Messina, Taormina, Acireale, Catania e Siracusa, un'iniziativa comunale organizzata dall'assessorato alle politiche sociali rivolta ai pensionati residenti nel comune. Per partecipare è necessario presentare una domanda all'ufficio comunale per i servizi sociali entro il prossimo 8 ottobre. Il limite di età indicato nel bando è di 55 anni per le donne e di 60 anni per gli uomini. Requisito essenziale è un certificato medico che attesti l'autosufficienza e quindi la possibilità di viaggiare autonomamente. Ed era questa l'ultima notizia per il nostro telegiornale. Vi ricordiamo che queste altre notizie le potete trovare sul nostro sito www.rete3.tv. Come di consueto, prima di lasciarvi le previsioni del tempo, ancora condizioni di maltempo con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale su Sicilia e Sardegna. Temperature senza variazioni nei valori minime, massime in lieve aumento sulla Sicilia e sulle regioni adriatiche. Venti deboli all'inizio di direzione variabile a regime di brezza lungo le coste, mari mossi. Il Mar Ligure ed il Tirreno, poco mossi, i restanti bacini. Il domani in Calabria, due appuntamenti da segnalarvi per mercoledì 28 settembre a Cosenza, seconda giornata del Festival della Letteratura per l'Infanzia e l'Adolescenza, organizzato dalla Fondazione Rubettini e dall'Assessorato Regionale alla Cultura, con spettacoli teatrali e laboratori di lettura a partire dalle ore 9.30 e a Gioia Tauro incontri con i docenti dell'Università di Reggio nell'ambito del nono laboratorio internazionale di architettura. Il tutto comincia alle ore 10 presso Palazzo Baldari. Con questo è davvero tutto, ringraziamo Lino Russo e Antonello Gazzaneo che hanno firmato in studio questo TG e invece Domenico Imbelloni in regia. Da parte di Martino Gian e la redazione giornalistica di Rete 3, come sempre, una buona continuazione con i nostri programmi e grazie per la cortese attenzione.